sottolineare sempre a riguardo del tempo che è un altro sottrattore di salute odierno, che non succede solo per la medicina ma sta succedendo in tutte le professioni, è quello che appunto chi esercita, chi lavora, non ha più il tempo di studiare, di aggiornarsi. È invaso da una valanga di informazioni, di aggiornamenti che si rincorrono continuamente, ma non ha il tempo di poterli neanche leggere e meditare. E questo è un sottrattore potente di salute, di professionalità, ripeto, non solo nel settore medico, ma in tutti i settori, insegnamento, architettura, ingegneria, agricoltura, un po' dappertutto. Quindi questo è un problema notevole. Poi uno può avere anche una sensazione oggettiva di tempo, ma credimi, ultimamente siamo arrivati al livello, se uno vuole essere un po' attento, vuole essere un po' aggiornato, è costretto ad avere una giornata lavorativa di circa 12 ore, 13, 14, insomma, praticamente deve dormire 4 ore al giorno sulle 24, una magari mangiare, intendendo le due volte nella giornata, e un'altra se riesce ad avere anche le sue attività fisiologiche. Ok? Quindi è una situazione gravissima, molto grave. Qualcuno raccogliamo, poi sentiamo, noi facciamo anche qualche qualcosa sul tempo anche. Allora, esplicito una domanda che so che è presente all'interno della rete e all'interno degli stessi soggetti che compongono la rete. Io sono un medico frustrato, vengo da 3 anni di lavoro professionale in cui faccio fatica a trovare la mia dimensione. Ora faccio il lavoro che secondo me è veramente il lavoro più bello del mondo, cioè la guardia medica, nel senso che è una frontiera che all'interno ha tutte le contraddizioni di quello che è un sistema sanitario, nel senso che è il luogo in cui i bisogni insoddisfatti arrivano, i bisogni sociali, i bisogni economici, i bisogni di tempo, i bisogni arrivano in guardia medica, ed è interessante fare questo lavoro con uno sguardo ampio. La domanda è questa. Io appunto vengo da 3 anni di professione all'interno del sistema sanitario che è molto frustrante. Vedo tutte le contraddizioni di cui la nostra rete si è occupata, ma non vedo gli spazi per le soluzioni. Secondo voi è possibile una risposta istituzionale, centralizzata, alle contraddizioni di cui siamo i dissotterratori di contraddizioni? Rispondi tu. No, allora so che il dibattito è esplicito all'interno della rete e all'interno delle stesse realtà che la compongono, quindi era interessante secondo me per un contesto fatto di cittadini che a questo sistema fanno riferimento sia come utenti che come attori, fare una panoramica di questa discussione. Grazie Michelle. Allora, mi riallaccio un po' alle questioni precedenti, poi provo a dire la mia a Michelle. Allora, credo che il discorso del tempo tocchi una serie di questioni che, per esempio, vanno sul capitolo tra quello dei determinanti sociali e culturali, nel senso che, come dire, c'è una questione, non abbiamo tempo, per una questione strutturale, per una questione culturale, laddove probabilmente lo stesso meccanismo, quello della crescita, produrre sempre di più, competizione, no? Quindi per produrre in maniera più competitiva competiamo di più, vuol dire sempre più veloce, sempre più di fretta, e per i bisogni del sistema economico che lo vendiamo di fretta, che ci propone degli ideali che sono quelli del successo, di non essere mai abbastanza, quella che i greci chiamerebbero hubris, per noi è la norma, se non sei il più bravo non sei nessuno, e quindi c'è quest'ansia di essere, no? Di avere sempre di più, alla rincorsa di non sappiamo bene che cosa, che ci spinge sempre più in là. E questo, come dire, Latouche lo chiamerebbe colonizzazione del nostro immaginario, no? La nostra maniera di immaginarsi.
Gli africani dicono è che noi abbiamo l'orologi, loro hanno il tempo, e se si passa del tempo tra loro lo si capisce. E perché c'è stato un sistema economico diverso, quindi il sistema economico agisce a livello culturale, non ce ne rendiamo neanche conto, come il sistema medico è un sistema culturale, è un sistema di potere. Io sono depresso perché ho una malattia biologica, devo prendere delle medicine, non perché non trovo un lavoro, abito in un posto inquinato o sono povero, no? Questo tipo di medicina agisce come regolatore sociale. Dall'altra parte c'è una questione anche strutturale: noi non abbiamo tempo perché siamo sfruttati da questi ingranaggi che ci fanno lavorare sempre di più, sempre più veloci, sempre meno pagati. E in questo senso però ci sono delle alternative, la riduzione dell'orario di lavoro, che è una proposta anche con delle basi scientifiche. C'è uno studio della New Economic Foundation che dice che sarebbe sostenibile lavorare 21 ore a settimana, è la media di quello che si lavora, chi ne lavora 40, chi non lavora. Il lavoro andrebbe redistribuito, è un bene comune. In un villaggio africano non c'è qualcuno che non lavora, perché un po' di qualcosa da fare c'è per tutti. Quindi è un baco del nostro sistema. È possibile, ma dobbiamo ripensare un sistema diverso. Come agire, che cosa fare? Questo, come dire, è difficile che ve lo diciamo noi. Quello che vi direi è quello che ho sentito dire da Hopkins delle Transition Towns, e diceva: fate quello che vi piace, no? Trovatevi, andate nel vostro quartiere, no? Di battaglie ce ne sono tante, no? Noi abbiamo i circoli della decrescita, ci troviamo, facciamo del saper fare, attività politiche, delle letture, no? C'è ISDE, c'è il CSI, magari mettetele insieme queste realtà, la rete le ha messe insieme a livello nazionale, ci conosciamo, fatele dialogare, no? E scegliete le vostre battaglie, le cose che vi piacciono, conoscetevi, divertitevi, e vedete che il cambiamento si fa desiderare, e troverete le vostre battaglie seduti al tavolo con un buon bicchiere di vino. Sulla politica non mi lascio, lascio a Chiara quello che dico. Michel, credo che, ecco, in questo senso la decrescita sia un bel esempio di come il cambiamento dall'alto, e quindi la politica, noi stiamo dicendo qui che è importantissimo che voi cittadini vi diate da fare dal basso, ma abbiamo collaborato con dei deputati per fare una legge sul finanziamento dei medici, il Sunshine Act, che dice che tutti i medici devono dichiarare le cose che ricevono dagli informatori farmaceutici. Si potrebbero fare tanti anteleggi intelligenti. Non sono due cose in contrapposizione, credo che sicuramente il sistema sanitario, andando avanti così, va allo sfacelo, e dal di dentro ci sono poche possibilità per i soli operatori sanitari di fare qualcosa. Se i cittadini cominciano a bussare alle porte potrebbe cambiare qualcosa. Dall'altra però non è qualcuno all'esterno che risolverà il nostro problema, ma siamo noi che dobbiamo riorganizzarci. Parliamo di medicina di comunità, come facciamo se non c'è più una comunità? Welfare di comunità. E quindi io credo che sia in uno spirito anarchico, un po' autonomo, decentralizzato, che possiamo riorganizzarci. Lo sportello di Matteo è un esempio di come, cioè, si può, fuori dal sistema sanitario, fare psicoterapia popolare, no, per tutti. Dall'altra parte potremmo però fare advocacy sul sistema. Queste due strade che sono complementari, e direi non scoraggiamoci, perché 6 anni fa ci abbiamo tutti creduto in questo sogno della rete, siamo ancora qua, io non l'avrei detto, però ci speravo. E le cose, il bello di questo sistema dei social network, di internet, è che non sono lineari e possono andare in un momento o l'altro in un verso. Guardate questi ragazzi di Friday for Future, potremmo essere andati noi con questo libro nelle scuole per 10 anni in tutto il mondo a parlare e non sarebbe successo niente. Un momento, una ragazza, un messaggio particolare, 6 milioni di adolescenti, quelli che tutti dicevano ma no, non gliene frega niente, non vogliono far niente, sono lì a ricordare agli adulti che devono muovere il culo, scusate il francesismo, la mia valdostanità, per fare qualcosa. E allora credo che questo strumento, questo libro, è davvero un grimaldello che dà a voi tutti gli argomenti per parlare con un amministratore comunale, con un medico, con un comitato, di che cosa si potrebbe fare, no, per avere un mondo più bello, più sostenibile, più giusto. E insomma, usatelo, diffondetelo, regalatelo. Grazie.
scusate se ho preso troppo tempo. Ma dopo questo slancio di Gian mi trovo effettivamente un po' in difficoltà, quindi no, sul che fare, che poi prende un po' anche la domanda del consigliere comunale, la domanda di come possiamo agganciarci sul territorio. Per me è estremamente difficile rispondere, Michel lo sa, rispondere a questa domanda, perché sono fortemente convinta che comunque le domande sono trasversali, le risposte sono molto congiunturali, cioè le risposte su quello che ha senso fare sono di volta in volta funzione del contesto che uno vive, a partire da quello che dice Gian, qualcosa che mi piace, cioè devo starci dentro in questa cosa, non deve essere il martirio. Ecco, noi siamo anche passati, io personalmente, dalla militanza sacrificale e non ne sono completamente uscita, ma almeno ho intravisto che no, era possibile un cambiamento. Quindi questa è una cosa. L'altra cosa è leggere il contesto e le alleanze che si possono costruire. Nella nostra esperienza qui, anche proprio territoriale, e molte persone potrebbero parlarne anche con più cognizione di me, che magari a volte attraverso questi contesti, cioè servono entrambe le cose, nel senso l'azione di advocacy, l'azione istituzionale è comunque estremamente vulnerabile, perché entra in un rapporto di potere in cui il cittadino, il comitato, soprattutto il singolo o l'operatore perde di base. Quindi è importantissimo, perché per arrivare a portare le istanze, ma queste istanze devono essere sostenute da una collettività che mette pressione, altrimenti tutto si ferma. Quindi nel nostro piccolissimo stiamo provando, qui in Emilia Romagna hanno fatto la riforma delle case della salute, probabilmente anche in altre regioni. Se leggete la politica dietro le case della salute è interessante, perché prova a spostare l'accento dalla malattia alla salute, a chiamare in causa la comunità, a chiamare gli operatori a fare un lavoro integrato tra sociale e sanitario, tante belle cose che restano scritte sulla carta. E quindi noi stiamo provando, noi in realtà dovrei dire, insomma, un gruppo di cittadini sta provando a ricordare alle istituzioni che cosa hanno scritto, laddove invece le case della salute funzionano né più né meno come degli ambulatori, poliambulatori, tanto come funzionavano prima. Quindi una combinazione di azioni tra un sapere tecnico che si mette a disposizione per costruire anche istanze, però senza l'appoggio di tante persone. E penso che la battaglia sul Prato di Caprara in realtà è stata illuminante, cioè secondo me quello è un esempio di adesso incrocio le dita, però fino adesso ha prodotto dei risultati. Lì c'era un sapere tecnico, ma c'era soprattutto una base di persone che hanno messo i loro corpi dentro, i loro corpi attraverso, i loro corpi di fronte, cioè ecco, questa secondo me è la strada del cambiamento. L'ultima cosa che dico, nel nostro piccolo, e so che siamo molto limitati, però il sapere tecnico appunto cerchiamo di metterlo a disposizione, quindi mi viene da dire, sapete più o meno, penso che tutti qui sappiano, il CSI, non tanto solo come CSI ma anche come snodo di tutte queste reti, è sicuramente a disposizione per camminare insieme, insomma, verso questi nuovi scenari. E poi ecco, Patrizia voleva... Sì, vorrei un attimo, diciamo, completare quello che era stato il mio intervento iniziale, perché non vorrei aver dato questa impressione, diciamo, di negatività assoluta. Secondo me ci vuole, appunto, parliamo di salute, la diagnosi. Quando si fa la diagnosi deve essere accurata su quelli che sono i mali e la situazione, ma questo non vuol dire che poi non ci siano i rimedi. Perché, ecco, questa è la mia assoluta e personale convinzione, ai problemi che abbiamo, che vi ho esposto, che tutti sappiamo, ci sono assolutamente delle soluzioni che sono semplici, che sono immediate, che sono concrete, ma che il sistema, no, quel potere di cui abbiamo detto, fa di tutto per farci come dire, credere che tutto sia complicato, difficile, inarrivabile, che noi non siamo adeguati, eccetera, eccetera. E vi porto degli esempi assolutamente semplici e concreti
che sono supportati dalla documentazione scientifica. Quando la qualità dell'aria è migliorata, come è successo in California, si è visto che la funzionalità polmonare nei bambini è migliorata e sono diminuiti gli attacchi d'asma in maniera assolutamente importante. Ma migliorare la qualità dell'aria, qui abbiamo un amico dell'ISDE che viene da Modena, la regione bravissima a fare i suoi documenti, che, ma poi cosa fa? Aumenta le bretelle, le cementificazioni, le strade, e qualcosa si vuol fare anche qua. Quindi sapere cosa si può fare è chiaro, così per quanto riguarda per esempio l'alimentazione, il cibo, ci sono fior fior di studi che dimostrano che con l'agricoltura biologica c'è minor rischio di malformazioni, si diminuisce il rischio di cancro, perché ovviamente prendiamo meno di tutti quei veleni che andiamo a spargere. Quindi questo è importante. E all'amministratore che diceva cosa può fare ad esempio il comune, le porto l'esempio del comune di Forlì e dei comuni limitrofi, che con grande coraggio si è sganciato da ERA, separando quella che è la fase finale del trattamento dei rifiuti dalla raccolta, perché è chiaro che se una multi-utility come ERA guadagna da quanto più brucia, non ha nessun interesse a ridurre i rifiuti. A Forlì, con una società in-house, nel giro di 6 mesi la quantità di rifiuti che le famiglie producono, o anche pro capite, si è ridotta del 60% e oltre. Quindi voglio dire, quando c'è la volontà politica, è questa che manca, però sono d'accordo, la volontà politica si crea solo con la forza delle persone e delle comunità, perché per rispondere all'ultima domanda del collega delle guardie mediche, personalmente non credo che chi ha creato i problemi e continua a trarre profitto dall'esistenza dei problemi ci dia le soluzioni. Diciamo che abbiamo detto molte cose, ma... Sì, prego, prego. Sempre sulle due domande. Allora, sulla questione del tempo, ci aveva chiesto se ne avevamo parlato nel libro, non ne abbiamo parlato. Però, abbiamo avuto tempo. Non abbiamo avuto tempo. Se però volete sapere, qualcuno vuole sapere qualcosa di più sulla concezione del tempo di cui vi ho parlato, c'è sempre il sito Slow Medicine, e lì ci sono diverse cose, c'è anche un articolo sul sito di Slow Medicine, c'è anche un articolo che dice proprio il tempo della vita è slow. Se chi è interessato al tempo può leggerlo. La seconda cosa che volevo dire è che cosa si può fare. Si è detto dal punto di vista della, collettivo, quindi impegno politico, associarsi, vedere il quartiere, le cose. Poi ci sono anche delle questioni anche personali, insomma, che si possono adottare, quindi ciascuno di noi come cittadino, come persona. E ecco, io vorrei dare anche una sorta di uscire con un messaggio positivo, ottimista, insomma, voglio dire, dobbiamo anche iniziare a goderci la vita, insomma, perché è bene presentare i problemi, essere critici, eccetera, poi è bene anche capire che, insomma, questa vita ce la dobbiamo vivere. E guardate che le cose, direi tutto quello che ci siamo detti, ma le cose poi da fare non è che siano tantissime. Voi dice, adesso devo studiare, andare a leggere l'enciclopedia, capire, le cose da fare sono poche. Cosa sono? Avere un'alimentazione equilibrata, mangiare soprattutto frutta e verdura, bere l'acqua del rubinetto, non ingrassare, non fumare, usare l'alcol con moderazione, mantenere buoni rapporti tra le persone, svolgere attività fisica, farsi avere qualche hobby, insomma delle cose semplicissime. Cioè non è che dovete pensare
ah, che cosa si farà adesso qui la salute, se non leggo il libro non so più cosa fare. No, perché continuare a vivere, fare le cose con sobrietà, noi diciamo con sobrietà, essere sobri, fare le cose che vi fanno star bene, sentire il vostro corpo e non lasciarvi ingannare dall'idea che c'è qualcuno, no, che sa che voi state bene ma potreste essere malati, quindi dovete andare a fare delle cose. No, quella non è la salute. Allora, quindi dovete godervi la vita, fare le cose semplici e sobrie, probabilmente sono quelle che avete sempre fatto e che dovete continuare a fare, non lasciarvi ingannare dall'ultima novità, dal consumismo, dal tempo che passa, dalle cose che dall'avere di più, ma alla fine godiamoci questa vita, perché la cosa più importante che abbiamo è l'unica che abbiamo, anzi no, c'era Confucio, diceva che noi abbiamo, tutti noi abbiamo due vite, non so se lo sapete. La seconda vita inizia quando avete capito che ne abbiamo una sola. Quindi godiamoci. Grazie. Concludiamo questa presentazione dove sono emerse tante cose importanti, anche non scontate. Io volevo solo concludere dicendo che il libro secondo me è molto stimolante, proprio perché ci porta, da una parte ci porta ad abbandonare quest'idea della salute come qualcosa di individuale, ma la riporta a un piano collettivo, e questa è una cosa molto importante. E poi perché stimola molto il nostro immaginario. È un libro, forse abbiamo un po' perso questa, appunto siamo un po' pessimisti, abbiamo tantissime informazioni che ci arrivano in continuazione che sono anche un po' scoraggianti, abbiamo bisogno anche di nutrire il nostro immaginario, questo libro lo fa, diciamo ha delle parti anche un po' utopiche, non lo dico in maniera negativa, anzi lo dico proprio come nutrimento per quello che è il nostro immaginario e anche per quello che poi potrebbe diventare la nostra azione, quindi è un libro molto importante da questo punto di vista secondo me, quindi leggetelo, ve lo consiglio vivamente, insomma io l'ho letto e vale molto la pena di leggere questo lavoro, quindi grazie. Grazie, allora ringrazio particolarmente Giuditta che ha accettato questa sera di essere con noi, ringrazio Ventipietre ancora una volta che ci ha accolto, ringrazio Rita che ci sta facendo il video, tutte le persone che sono intervenute, e adesso che l'avete comprato possiamo anche svelarvi che... No, scherzo, però dovevamo dirlo all'inizio, ma non casualmente. Il libro, una cosa per noi importante, il libro tra qualche mese, appena ci svincoliamo insomma da preoccupazioni di copyright, sarà disponibile come PDF gratuitamente sul sito della rete. Quindi se qualcuno vuole riprendere 10 euro lo faccia pure, però spargete la voce, ecco, quindi se qualcuno vuole altre copie del libro qui per Bologna fate riferimento a me. Tra qualche mese il PDF sarà liberamente accessibile, ci abbiamo ottenuto, abbiamo cercato un editore che capisse che per noi era importante, e perché tutto il lavoro che abbiamo fatto è lavoro gratuito, chiaramente noi non prendiamo soldi da questa cosa e quindi doveva essere a disposizione della collettività. Basta, grazie ancora e finite l'aperitivo, non scappate.